Signor Marconi, facciamo un urrà per le pensioni che al mondo lei dà, per i mille suoni che escono di là, per questa gran novità. Con una cuffia Ameria Radio presenta Radio Racconti Brevi, rubrica settimanale con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Questa sua invenzione. Viva la radio a galena, che entra in funzione dopo cena. Il babbo che si sente elettrotecnico vuol provare, vuol cercare. E finalmente ti premi. Signori, buonasera. Paolo Pellegrini che vi parla dai microfoni di Ameria Radio per la sesta puntata dei Radio Racconti Brevi. Come di consueto con me c'è Maria Teresa Ferrante. Buonasera a tutti. E il racconto di questa sera è l'Esperanto alla radio. Allora, l'Esperanto alla radio sicuramente sarà un argomento che aprirà molti scenari, no, di discussione, perché come potrete vedere è sentire, non vedere la storia di questa lingua è molto lunga ed è anche costellata di ostacoli, di vittorie. È un percorso interessante che affronteremo stasera. Bene, questa sera questo radio racconto breve, come del resto gli altri, è stato scritto da un anonimo che praticamente ha lasciato in dote questo racconto, e quindi così stasera lo portiamo avanti noi, perché l'autore non è arrivato, è anonimo, non si vuole far riconoscere. So che millanta di essere stato un granatiere, ma non lo so, vedremo se è vero o no. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera Paolo, ho torto collo. Quindi buonasera Maria Teresa. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati dopo tutto lo strimpellare, il rullare dei tamburi. Guarda, non farò spiritoso, io ho fatto veramente il granatiere, quindi non è che poi... non ho capito. Tu hai messo la marcia. Tu che facevi i puttieri, che facevi? Io ero il puttino. Tu hai fatto il militare di sfuggita, nel senso, dietro l'angolo. La vuoi sapere una? Non te l'ho mai raccontata. Ecco qua. Che non ci sente nessuno. No, non ci sente nessuno, questa te la racconto, è bella, sì, perché... Sì.
Allora, io devo dire la verità, non ho fatto il militare perché... Ci posso credere. Perché ero sposato, ero diventato, diciamo, sostentamento familiare. Certo. Però era arrivata la cartolina. Sapessi che ero. Che eri un carrista, che eri? No, granatiere di Sardegna anch'io ero. Anche tu? Mamma, ti giuro. Ti giuro, poi dopo, subito dopo è arrivato il congedo perché non hanno fatto in tempo con la pratica. Perché hai fatto la visita con i tacchi, come hai fatto? Tutto, sono entrato, ho fatto buongiorno a tutti! Dico, sono il puttino, appena detto sono il puttino, mi hanno fatto subito. Sicuramente, aspetta un attimo, non parlo spiritoso, perché guarda, per fare i granatieri, tra parentesi, insomma, saluto diciamo tutte le persone che appartengono a questa gloriosa corpo, tra parentesi, in Umbria stava ad Orvieto, oggi non c'è più e sta a Spoleto adesso, poi sta ovviamente a Roma e... Contrariamente a quanto posso pensare, mi pare si doveva fare. Mi sbaglio? Com'è? Il car si faceva a Foligno? No, Orvieto. Orvieto il car era il terzo reggimento, si faceva a Orvieto, poi c'era il primo e il secondo. Il primo era la Sietta e il primo era il Cengio, che sostanzialmente stiamo nell'incrocio tra via Tiburtina e via Pietralata. Io stavo al Cengio, che era l'ex caserma dei bersaglieri. Comunque, al di là di questo, non fare lo spiritoso, perché comunque per fare il granatiere, io comunque ho il sospetto di come sia successo, perché siccome c'è la misurazione, diciamo, almeno deve essere alto 1,80 m, a te l'hanno misurato sopra la fontana e sicuramente il metro l'hanno fatto. Infatti, no, no, il metro l'hanno messo da terra, no? E poi, poi girando la fontana, perché non andava sul dritto, è rialto 3,5 m. Ma gli ho schizzato però mentre misuravano. Ah, ecco perché dice facciamolo sposare, che se uno guarda 3,5 m lo buttiamo. Insomma, ma la cosa che faceva ridere a me e papà, perché arrivò sta cartolina, io già abitavo per conto mio perché ero sposato. Mi chiama papà. Ma crepi pure che abitavi insomma insieme a papà e mamma, ma eri sposato. No. E va fatto, cioè, guarda, ti è arrivata la cartolina, granatiere, cioè, ma questi sono sbagliati. infatti è arrivato il congedo la settimana dopo. Vabbè, è una sorta di escusazio che hanno, sì, no, certo, tutto sommato, ci siamo sbagliati. Certo, sbagliati, abbi pazienza. Quindi tu speravi, non so se, di non fare militare. No, veramente io volevo farlo, ma in aeronautica, come mio padre. Occasione al volo, insomma, io. Vabbè, sì, cioè, guarda che cosa assurda. Ah, come sempre dico, quando ho trovato l'ispirazione, lo sai che lo dico sempre ormai per questa cosa. Oggi dopo pranzo io e te ci siamo visti, no? Sì, cioè, un posto molto serio. Esiste certo. In natura, insomma, una cosa normale. Certo. Mentre stavamo facendo l'aggiornamento di quella macchina che tu sai, intanto ho cercato la marcia dei granatieri. Ecco perché non funzionano le cose, perché stai a cercare sempre le stranezze, diciamo, no, che indubbiamente devono compendiare, diciamo, la serietà della nostra trasmissione. Certo. A proposito di aeronautica, ti devo dire, poi magari veniamo al clou, perché sono lo spelling, se uno non sa le lingue bisogna dire come Mike certo. Buongiorno. Visto, vabbè. Certo, veniamo al clou della trasmissione. E devo dire che l'aeronautica Terni e la radio hanno comunque una liaison, un qualcosa in comune, perché ovviamente Terni si fregia. Non cominciamo con la liaison, le cose che ieri sera io mi trattenevo perché era una situazione più seria e tu mi hai imbastonato. Ma cominci con liaison, ecco. No, la liaison ovviamente è un termine in esperanto, insomma, che tu... Sperantiano. Oh, dicevo, Terni, a parte Terni, l'aeronautica e la radio hanno un qualcosa in comune, perché comunque Terni ha dato i natali a Leonardi, sì. No? Che è ovviamente, diciamo, stato un aviere che durante si è contraddistinto, diciamo, durante la prima guerra mondiale. Sì. E Leonardi è stato intitolato l'avio superficie, certo, assolutamente. E Leonardi, nel suo aereo, un aereo leggerissimo, il Qdon 3, se non ricordo male, il Qdon 3, sì, ha ospitato Marconi, che praticamente stava facendo delle prove tecniche di trasmissione / ricezione
da, insomma, da, da un aereo a terra. Quindi per dirti che questo insomma, aviere famoso, che mi ripeto non si è contraddistinto solo per questo, ma per converso, se è stato individuato, scelto da Marconi per fare qualcosa del genere, sicuramente doveva avere un valore importante. E quindi, insomma, ecco, Terni, l'aeronautica e la radio. Vedi che belle cose. Vedi che quando, come chiudi il cerchio, mamma mia, sì, quanto sì, sei attento. Sì. Stasera sei attento. Che scherzi, basta che c'è una matita. È un compasso, beh, la matita, giusto se c'è la mano buona. No, il compasso tutti buoni, non ho capito. Stava un certo Giotto, certo, vedo un amico nostro. Ma che sei matto. Allora, andiamo a parlare un po' del, del sì, perché adesso sei stato zitto, No, io niente, adesso ho putineggiato un attimo. Sì, me lo posso permettere. Senti sotto che bella musica che ti ho messo? Sì, no, ma lo sai come, come si potrebbero definire le riflessioni di un puttino? No, no, non lo so, non metto la musica. Mo alzo. Bagianate. Io speravo puttinate, però così. Sì, anch'io avevo quasi la stessa idea. Quasi, vero? Certo. E infatti avevo capito io, ecco che volevo alzare la musica. No, 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 non l'ha capita nessuno. No, no, assolutamente, io ho un altissimo grado di ritenzione a differenza idrica. E d'altra parte la puntata fa quell'effetto, immagina sentire il rumore dell'acqua tutte le volte, ma io sono io o la fontana, la fontana. No, una volta la fontana e una volta sei tu, certo, poi dopo la fontana è animata da te che fai rumore, certo. Quindi la fontana casino, e poi la fontana in questo periodo è illuminata da una forte luce, ricordatelo sempre. Natale, porca miseria, se non facciamo adesso, certo. Caro mio, non scherza, caro Umberto, forse caro mio. Allora, detto questo, allora, l'esperanto, spiega ai nostri ascoltatori che cos'è. Inesperanto. Inesperanto lo dovresti dire, giusto? C'è ragione Maria Teresa, forza. Ma guarda, l'esperanto indubbiamente è una cosa buffa, perché quando senti parlare Ibrahimovic sembra quasi che sia l'esperanto. L'esperanto. Ma che cosa vuoi? è una cosa complicata. No, quindi, però, diciamo, ritornando diciamo a noi, l'esperanto è una lingua auspicata, diciamo, no? Perché io onestamente non conosco bene oggi, e poi magari faremo qualche passaggio, qual è lo stato, diciamo, dell'esperanto. Però questa, diciamo, risponde, come direbbe Briatore, a un sogno, no? Cioè... Sei proprio a palla. E poi sono stanco, Pensa un po'. No, no, no. Cioè, risponde ovviamente, diciamo, a una aspettativa, no? A un sogno, che è quello di sbabelizzare il mondo. Sbabelizzare, quindi praticamente fare in modo che la torre di Babele possa esplodere. C'è stato questo inventore, no? Questo inventore che poi non è, insomma, né un letterato, né un De Mauro, uno Zingarelli, insomma, era un oftalmologo, sì. Era un polacco, lui era ebreo, sì. Cioè, stiamo parlando di Zamenhof, Ludwig Lazar Zamenhof, e praticamente lui aveva in animo l'idea di poter realizzare un'unica lingua, una lingua comune che potesse essere parlata da tutti e che in qualche modo entro qualche generazione, perché indubbiamente non è una cosa facile, no? Lui sperava tantissimo che si potesse veramente parlare un unico idioma che abbattesse un po' quelle barriere che in più di un'occasione hanno costituito uno dei presupposti, non il, ma uno dei presupposti per stare un po' adirati con il proprio vicino di casa o di nazione, no? Assolutamente. Ecco. Quindi diciamo che per poter così raggiungere il target, l'obiettivo di una sorta di democrazia linguistica, lui cominciò a studiare questa lingua, no? Una lingua completamente nuova, artificiale, una parola brutta, ma insomma deve dare senso, certo. Ecco, quello che è, e considera che lui ci ha messo qualcosa come 15 anni
stiamo parlando da quando ha bozzato, a quando in qualche modo si può sostenere che fosse stata, insomma, conclusa, terminata, potesse assurgere al rango di vera e propria lingua, 1887, quindi stiamo parlando di 15 anni. Beh, sai, quello è il periodo un po' delle scoperte, diciamo, la fase 2, dell'industria punto 2, sì. Perché c'era tutta la parte, diciamo, un po' del vapore e tutto il resto, cioè tutta, a qualche anno dopo ci sarebbe inventata la radio, già c'era il telefono, no, quindi insomma si sta parlando di un periodo molto effervescente, non tanto e non solo da un punto di vista culturale, no? Ma anche da un punto di vista industriale, un punto di vista scientifico. E credo che questa sua idea non sia un qualcosa, diciamo, di fuori del mondo. Però bisogna vedere quello che è successo dopo, no? Sì, certo. Così adesso anche per il lavoro fatto, no, da Zamenhof non è stato un lavoro diciamo solitario. Poi sono creati anche dei gruppi, no, che hanno seguito questo, diciamo, l'evolversi dell'esperanto, e addirittura diciamo gli ideali, poi è nato un movimento, no, che poi ha riassunto i propri ideali nella dichiarazione di Bologna e nel manifesto di Praga, giusto? Sì, ma è proprio così. È chiaro che quando entra una cosa del genere si comincia a creare, se non fossi, avrei detto, una dicotomia, no? Ma no, diciamo, no. Ci sta troppo bene, no. E una ripartizione, diciamo, tra quello che era chi i pro e i contro. In tutte le varie occasioni, anche le riflessioni che abbiamo fatto fino a un po' di tempo fa, sì, abbiamo sempre trovato i famosi due popoli, no? E questo è una cosa abbastanza normale, ma devo dire, guarda, a onore del vero, che ancora oggi ci sono, diciamo, o perlomeno, diciamo, dall'inizio del Novecento a oggi, situazioni pro e contra. Devo dire che è stata stilata una sorta di classifica, diciamo, degli esperantisti, no? E dei simpatizzanti, sì, magari, diciamo, famosi, no? E tu pensa, allora, lo sai chi ci stava? Allora, Albert Einstein, comunque sia, di origini ebrei, quindi magari molto probabilmente anche vicino come cultura a Zamenhof. Però non solo, stiamo parlando di Enzo Biaggi, stiamo parlando di Umberto Eco, Edmondo De Amicis, no, te ne sto citando qualcuno, insomma, no. Ecco, un Bruno Migliorini, che magari non è conosciuto dai più, ma è stato a lungo presidente dell'Accademia della Crusca. Tu sai che l'Accademia della Crusca, diciamo, è quella, insomma, quella struttura, quell'associazione toscana che si occupa, diciamo, della preservare la lingua, no? Ecco, insomma, quindi, insomma, anche un po' un atteggiamento qualche volta, diciamo, un pochino forzato, no? Nel non rispetto, nel non, come si dice, non gli piace moltissimo, diciamo, non gli piace moltissimo gli inglesismi, quindi, insomma, ci sono una serie di situazioni. Comunque anche lui aveva questa idea. Poi il suo fratello, no, poi guarda, c'è anche i papi, alcuni papi erano fautori, ovviamente per mestiere il papa, cioè, che cosa fa? Cerca di mettere, no, insieme le genti, diciamo, per... E stiamo parlando di Papa Giovanni XXIII, Pio X, Pio Freddo, no, questo è un altro, Paolo VI. Ma che papa è questo? È un nuovo papa. Io l'ho attaccato, ormai è un papa. Sarebbe un papa che sta all'addiaccio, no, adesso. Ha detto che t'ho attaccato, che ormai è la fine ormai. Però siamo partiti. E anche Giulio Verne. Ah. Quindi, per dirti, insomma, no? E poi guarda, c'è una cosa simpaticissima, che comunque l'esperanto ha una patrona. No, ha una patrona, praticamente è Santa Hildegarda di Bingen, è una fazione che sta vicino a Amelia. Una nota patrona, questa, una patrona, sì, delle famosissime. Conosciuta proprio in tutto il circondario. E anche Serse, invece che Dario. Una mistica...
stasera non ci va di parlare, è un ci va di parlare stasera. Stasera. Era una medievale, no, così, per nostra conoscenza e conoscenza anche degli ascoltatori, era una medievale, mistica medievale, che era programmata dottore della Chiesa nell'ottobre del 2012. E lei creò una lingua ignota, tant'è che non la conosce nessuno, altrimenti no, no, seriamente. Cioè, è ignota, cioè, no, tu pensa, viene citata come lingua artificiale e qui siamo già insieme all'esperanto, no? Cioè, però che al contrario dell'esperanto doveva avere usi mistici, quindi praticamente. Cioè, non praticamente la... nessuno. No, la dovevi adoperare quando pensavi. Ah, ecco. quindi questa, diciamo, vabbè, insomma, io ovviamente la cito via, Io la cito come notizia, però insomma, certo, ecco. Certo. Poi chi dice che l'esperanto è una cosa seria che annoia, veramente, guarda, dovrai fare i conti con te, con me no, sì, perché io sono buonissimo. Certo, perché tanto qui il bancario della situazione sono io. Quindi. Oh, ma hanno fatto anche la bandiera. Sì, certo. Stavo vedendo la bandiera, una sfondo no, verde con una stella su fondo bianco. Sì, poi, sono due. L'altra due non l'ho capita, l'altra bandiera non l'ho capita, sembrano due tirapugni, però non ho capito, adesso. No, in vero, sì, sembrano due tirapugni, effettivamente, però è rappresentata da due verdi che sono disposte simmetricamente una contro l'altra. Ah, ok. E, ecco, insomma, ecco, però bisogna riconoscere che questi simboli hanno avuto un successo abbastanza limitato, no? Se andiamo in giro e diciamo chi è l'esperanto, e qualcuno ti risponderà, no, io non c'entro niente, insomma, no? Certo. Qualcun altro dirà, l'esperanto è una lingua artificiale, eccetera, eccetera. Però se vai a chiedere qual è la bandiera dell'esperanto, insomma, credo che... No. Senti, prima di passare alla lettura del racconto, la comunità italiana è partita un po' più tardi, vero? Sì, ancora, anche in questo caso la comunità è partita un pochino più tardi, e considera che però, tutto sommato, oggi, sì, magari come giustamente dicevi te, è partita parecchio più tardi, oggi comunque si stima che almeno in 120 paesi del mondo ci siano esperantofoni, come vengono chiamati, no? Persone che anche a San Marino c'è la lingua, no? Sì, però insomma è più, come si dice, è più una moda che non un'utilità, mentre oggi ovviamente stiamo parlando di un discorso di moda, eccetera, eccetera. Agli inizi degli anni 20 ci si chiedeva veramente se l'esperanto potesse assolvere alla funzione della divulgazione, no? Cioè se praticamente la radio come elemento di comunicazione misto all'esperanto come lingua ufficiale, lingua, diciamo, insomma, sì, universale potesse assolvere, diciamo, al meglio a quella che era la funzione comunicativa. Assolutamente, no? Sì. E diciamo, ecco, che proprio intorno al 20 che cominciano i problemi, perché il fatto che il creatore era ebreo, stavamo avvicinando a grandi passi, no, ai vari blocchi che poi Hitler e chi per lui, no, metteva, in quanto nasceva da un ebreo, cioè veniva assimilata anche a una lingua che proveniva dall'ebraico, quindi anche questo ha tagliato le gambe in un momento in cui forse poteva svilupparsi. Sì, diciamo che oltre a tagliare le gambe avrebbe potuto congelarle, no? Perché comunque sia, finita la guerra, magari il problema, grazie a Dio, insomma, era stato risolto purtroppo con i metodi che sappiamo, ma non c'era più, diciamo, questa avversione, no, verso tutto quello che poteva rappresentare, insomma, tutto quello che orbitasse intorno all'ebraico. Però questo aspetto non è che abbia preso gran piede. Devo dire che fermenti molto molto intensi sono stati si sono avvisati proprio, diciamo, intorno al 20, no? Io per esempio ho
ci siamo scambiati qualche un po' di documentazione, e considera, diciamo, che su alcune riviste specializzate che riguardano la radio, cito il Giornale della Radio, un numero del 24, dove sostanzialmente, insomma, si comincia a dire che questo Esperanto è già parlato da parecchie migliaia di persone in tutto il mondo. Allora, proviamo come sempre a contestualizzare il discorso, no? Sì. Qui stiamo parlando, diciamo, della fine degli anni 1887, cioè quando sostanzialmente 10 anni prima, diciamo, dell'inizio del secolo precedente, no? Sì. Era disponibile una lingua, no? Qui appena 30 anni dopo, io dico appena perché è appena, sì. No? Beh, sì. Ecco, con una guerra di mezzo, quella, diciamo, del 14-18 per il mondo, noi 15, ma insomma 14-18, 4 anni di congelamento e tutta una serie di discorsi, stiamo parlando di pochissimi anni, no? Quindi appena dopo pochi anni si comincia a dire che parecchie migliaia lo stanno parlando, no? Quindi sai, non è una cosa banale, e quindi in questo articolo parla, diciamo, che la rivista The Wireless World, che è una rivista americana, dice che ormai si rende necessaria la costituzione di una lega internazionale della radio, prospetta le difficoltà che potrebbero contrastare lo sviluppo di questa lega e bla bla bla, no? Dice, sarebbe importante scegliere, diciamo, una lingua artificiale, considerato insomma che altre soluzioni potrebbero non essere, sto sintetizzando ovviamente, potrebbero non essere perpetrate, è opportuno, no, utilizzare l'esperanto, perché è utilizzato da parecchie migliaia di già parlato da parecchie migliaia di persone. Sì. Sempre nel 24 un'altra rivista sì, perché insomma tanto per darti l'idea della distribuzione delle cose, no? Parlano del 9° congresso italiano per la lingua dell'esperanto, cioè quindi sostanzialmente dal 2 al 5 agosto del 24 c'è stato il 9° congresso esperantista italiano, dove la lingua ausiliare, già assai usata nelle radiocomunicazioni, già assai usata lì, è da discutere, poi ne parliamo. Sarà praticamente presentata al pubblico con un discorso in esperanto dal chiarissimo professor Giacomo Miazzini, direttore della cattedra esperantista italiana. Quindi volevo dire, stiamo parlando, diciamo, di un congresso, quindi solo per darti l'idea, no? Certo. di cosa si sta parlando. Assolutamente sì, poi anche, no, intorno all'esperanto è nata anche parecchia documentazione, no? La grammatica di Marignoni, che fu fatta 3 anni dopo la nascita il completamento della lingua, tutto quello che poi ne è seguito, anche, no, le varie regole grammaticali, cioè c'è tutto quello che una lingua a tutti gli effetti deve avere, insomma, no? Quindi i simboli, poi dopo parleremo di una cosa curiosissima, ma se tu sei d'accordo io andrei alla lettura. Più che d'accordo. Ecco, intanto mi diverto un attimo, poi dopo. Degli anni 30 si delineava un prossimo futuro dove la radio sarebbe diventata il più potente mezzo di propaganda internazionale, ben consci che i domini internazionali non si sarebbero più costituiti con la sola forza delle armi come ai tempi di Roma. Anche l'unico impero superstite, l'Inghilterra, stava evolvendo in una consociazione di popoli. Un gran numero di opinionisti, pur di varia estrazione, inneggiava la stupefacenza del nuovo strumento,
posizionandolo nel club esclusivo delle più grandi conquiste del genere umano, accanto alle invenzioni della scrittura e della stampa. Rimaneva una sola questione da risolvere: la lingua. La Babele in cui versava il mondo conosciuto non favoriva trasmissioni universali e si pose il problema di utilizzare una lingua unica. La proposta di Monsignor Bacci, segretario dell'allora pontefice, 1926, di utilizzare il latino non venne presa in adeguata considerazione. Da più parti si propose l'esperanto, la lingua artificiale sviluppata tra il 1872 e il 1887 da Ludwig Leitzer Zamenhof, oftalmologo polacco di origini ebraiche. Nacque appunto con lo scopo di far dialogare i popoli e abbattere le barriere fisiche e culturali fra le genti. L'idea, dopo un primo tangibile entusiasmo, non fece grandi passi in avanti. Tuttavia, al 1926 erano 17 le stazioni radio europee che trasmettevano in esperanto. Altre stazioni nel frattempo gli dedicavano rubriche e spazi per apprendere la lingua e diffonderne la conoscenza. Ma verosimilmente la volontà di universalizzare il pensiero ancora una volta non stava incontrando il favore dei popoli e forse non lo incontrerà mai. Ascoltato il racconto, e diciamo che quello che adesso viene in mente dopo aver ascoltato il racconto è che questa lingua ha avuto uno sviluppo iniziale veramente forte. Se parliamo anche che c'erano 17, se non vado errato, emittenti radio che trasmettevano in esperanto, questo faceva presagire che c'era un pubblico che sapesse l'esperanto, che se no parlavano a loro stessi, insomma. Quindi immaginate che se 17 stazioni radio, insomma, se facciamo le dovute proporzioni, il popolo che parlava l'esperanto non era poco, insomma. E adesso una cosa, no, che mi faceva curiosità, traslato il tutto, no, ai giorni d'oggi, una lingua come l'esperanto crea dei problemi sui mezzi di comunicazione, sulle varie apparecchiature che utilizzano la lingua come mezzo, tipo il computer. Per forza. E quindi so che ci stanno delle versioni, no, di alcuni programmi che lo mettono tra le lingue usate. Sì, ma guarda, questo è assolutamente vero. Di fatto tutto lo studio che in qualche modo è stato fatto dal 1872 al 1887 aveva proprio la necessità di zippare, come si direbbe, no? Cioè proprio di condensare, certo, tutto quello che è successo per una lingua come può essere l'italiano, no? Dai tempi di Roma a oggi, no? Certo.
noi in qualche modo per una lingua o che fosse diciamo europea o insomma araba, insomma i vari ceppi, abbiamo avuto minimo qualche migliaio d'anni, diciamo, per poterla diciamo sistematizzare, per poterla diciamo no organizzare, eccetera eccetera. Ecco, in quel caso l'attività era un'attività ambiziosissima, perché artificializzare proprio una lingua non è facile, no? Immagina la mattina, no, si sveglia Zama, allora la sua signora dice: senti, come lo chiameresti il cane? Ma che ne so io, cioè, no? Quindi cioè, non è una cosa facile, qualcosa del genere, per esempio, che si può avvicinare, no? Perché poi fino a un certo punto è il maltese, perché per esempio se vai a Malta, che dove si parla il maltese, chiaramente diciamo questa lingua non si sa bene ancora da dove derivi, a parte parlano tutti in inglese, quindi insomma è quello il problema, no? Ecco, però non si sa bene se questa lingua ha delle inflessioni siciliane, ha delle contaminazioni arabe, ha altre diciamo contaminazioni di carattere indoeuropeo, cioè insomma è un qualcosa, diciamo, è una grandissima miscellanea di situazioni, tale da renderla simil artificiale, no? Ma di fatto artificiale lo è diventata con il passare, diciamo, dei tantissimi anni, e con il fatto che chiaramente Malta sta lì in mezzo al Mediterraneo, e insomma ognuno che passa in qualche modo lasciava un sedimento della sua cultura atto a curvare, riorientare, diciamo, la lingua. Invece nel discorso dell'esperanto il discorso è diverso, perché in pochissimo tempo si è dovuto veramente, a parte le battute, ma si è dovuto fare un lavoro enorme, no? E tu considera che anche negli anni appena dopo, negli anni 30, no? Negli anni 30 c'era tutta una grande effervescenza, che c'erano anche delle riviste, diciamo, di esperanto, no? Io ho qui, diciamo, su un articolo del Radio Corriere degli inizi, diciamo, che è il numero 4, quindi va a settimana della fine gennaio del 32, Paolo, dove sostanzialmente dice che era uscito in questi giorni il primo numero dell'Esperanto, che è un quindicinale di informazioni e commenti diretto, diciamo, da un redattore, eccetera eccetera. Il nuovo periodico prende il posto della cessata rivista italiana d'Esperanto, quindi ce n'era già uno precedente. Questa però era redatta sia questa ultima sia in italiano che in Esperanto. E aveva lo scopo di propagandare la necessità dell'apprendimento della lingua ausiliaria. Ecco già questo termine, insomma, non è banale, no? Non è banale per niente, no. Ecco, perché comunque la considera una lingua ausiliaria, e di diffondere all'estero per mezzo di essa la civiltà e la cultura dell'Italia rinnovata. Quindi veniva considerata da questa rivista, diciamo, da questo punto di vista, un elemento che, fatto salvo ovviamente la lingua italiana, le altre lingue, questa dovesse essere un po' un trade union tra le varie, affinché si potesse, insomma, si potesse comunicare al meglio. Sì. Oh, e quindi anche le istituzioni non sono state, no, ferme sulla materia dell'esperanto, se non vado errato. No, direi di no, anche perché poi nel congresso, diciamo, del quale abbiamo parlato prima, no? Cioè, tra insomma il presidente del comitato d'onore era, insomma, sua eccellenza il conte Teofilo Rossi, poi c'era che era ministro di stato, membri del comitato c'era Boselli, che era senatore del regno, ex ministro della pubblica istruzione Ruffini, cioè il generale Petitti, diciamo, di Roreto, che era comandante di corpo d'armata, cioè, quindi ecco, poi c'erano anche dei prelati, sua eccellenza Monsignor Gamba, arcivescovo di Torino, senatore Agnelli, sta bene su tutto questo, per carità, l'onorevole Olivetti, commendator Rende, regio provveditore agli studi, direttore del compartimento dei ferrovie dello Stato, insomma stiamo parlando di persone di altissimi livelli istituzionali, lasciando intendere appunto che non snobbassero assolutamente questo discorso e che non lo considerassero soprattutto una moda. Assolutamente, e diciamo che sulla traccia di questo anche adesso la CE prima, adesso la UE adesso, no, si è allineata, no, sul discorso dell'esperanto.
Sì, direi di sì. Comunque, insomma, ogni tanto c'è qualche, insomma, ancora oggi qualche fermento. Oggi l'Esperanto, se dovessimo ovviamente, cioè, riportare le situazioni ad oggi, è parlato da milioni di persone, insomma, non è che, come sai, insomma, io e te normalmente, insomma, lo pratichiamo, sì, diciamo, nella correntezza, sì. No? Quindi, assolutamente, insomma, adesso perché non vogliamo sfoggiarlo, però insomma, no, faremo una trasmissione apposta, no? Tutta in Esperanto. Ma questa... Sì, no, pensavo. Anche perché poi l'Esperanto nel 2010 era anche stato, perché noi da lì abbiamo cominciato a lavorarci, era stato anche proposto, no, come candidato al premio Nobel per la pace, sì. Perché l'obiettivo era proprio quello lì, e noi da lì abbiamo preso via. Beh, che scherzi, abbiamo fatto del tutto per poter anche noi essere assurdi, diciamo, al rango di candidati al Nobel, insomma, certo, ecco. Assolutamente, non per la pace, abbiamo... magari, però insomma. Sì, no. E praticamente abbiamo imparato l'Esperanto, ma ancora ci devono cercare, insomma, però no, sì, è... sì, quello sì, anche perché poi a me mi trovano che io sto fermo. Tu giri. Sì, sì, è vero. Io sto vero. In fontana. Sì, sì, neanche poi fischiazzo. Ma no, no. È un macello. E chi passa, ecco, vicino a me che fischia, capito? Ma è indifferente. Ma una cosa buffa, no? Ecco, cioè, praticamente ci sono stati, l'Esperanto, diciamo, ha coinvolto anche il cinema. Una cosa ah, che... bella questa cosa, sì, è vero. Io vorrei vedere queste due cose che stai per dire, guarda, le vado, devo già provarle. Ma guarda, io credo che da questo punto di vista chi è andato al cinema ha rispettato assolutamente l'ultimo DCPM che non prevede assembramenti, insomma, quindi io sono certo. Secondo me poteva anche non esserci, perché penso che se c'è andato uno a vederlo... No, ma poi adesso con tutta diciamo la ragionevolezza del caso, se magari avessero incontrato uno che magari ha voglia di andare, dice dove vai al cinema, dice che vai a vedere, no, ci vado a vedere Sperando giubbotte, perché scusa, era uno che dice vado a vedere Incubus. Bravo, mi fanno contento per te. No, ma era proprio questo, guarda, era una cosa veramente simpatica, però dai, era Angoroi, che era Angosce, quindi bello, già insomma, nomen, no, per sua natura, quindi vabbè, certo. Diretto da Jacques Louis Maé, è un nome francese, non è in Esperanto, quindi questo per tua cosa, perché dove ti fai prendere dalle lingue, insomma, no. È così. Aspetta, fermi tutti, un'ascoltatrice... nonché il vicepresidente, mo te voglio leggerlo. Felican Christanascon. Buon Natale in Esperanto. È una minaccia questa. Ah no, è una. Grazie Federica, sono contento che ci hai scritto questa cosa, perché veramente spero di averlo pronunciato bene. Ma cioè, l'ho pronunciato bene, perché la mia ormai, insieme alla tua, Umberto, no? Pratica dell'esperanto. Però insieme, isolata non è possibile. Insieme, no, certo, facciamo sì, certo. Scintille. Bello. Ok, sì, Ferican. Sì, no. Christanascon. È chiaro, mi pare il messaggio, no? Vabbè, insomma. No. Vabbè. Io praticamente conosco bene, diciamo, il saluto in Esperanto, che si dice oh. Quindi è abbastanza... Guarda, te lo stavo per dire adesso. No, ma è una cosa eccezionale. Oh, e quindi oh. Insomma, è una cosa breve, insomma, è, no? Oh, è un saluto affettuoso? Eh? Oh, è affettuoso? No, è un doppio saluto. È un doppio. Mannaggia, sono cascato. Sì, No, ma poi la cosa buffa, su questa te la volevo solo dire, parlando di cinema, no? Ti ricordi quella famosa storiella quando eravamo ragazzini che diceva, a proposito di dove vai, no? Dice, dove vai? Al cinema. Dice che a vedere che? Ovaris. Che significa? Dove vai? Al cinema. Cazzi. Allora è inutile. Che parla Esperanto? Mannaggia. Ah, bello, stavo leggendo alcune cose che tu hai dato in documentazione, stavo vedendo il Padre Nostro, che per me è la preghiera più bella che possa esistere, ma detta in Esperanto diventa una cosa
Sì, non l'ho citata perché indubbiamente insomma sarebbe insomma ecco, finché no, facciamo due risate, certo, non è colpa del nostro, no. No, effettivamente è molto complicata, adesso mamma mia, no, seriamente è complicatissima, perché anche la favola, no, c'era una volta tu a un figlio gli fai esistiamo, questo mette a piangere. Sì, non è, no, no, non è una cosa. Io ecco, se poi ti dico, diciamo, no, ecco, un pensiero di Zamenhof, no? Sì. Perché molto probabilmente, diciamo, nella testa di quest'uomo albergava sicuramente un ideale non di poco conto, no? Sì. E lui, su una lettera, diciamo, insomma, a un suo amico, Nikolai Borovko, dice una cosa molto, a me mi ha preso molto, molto bella e molto intensa, no? Sostanzialmente dice, non ricordo, la leggo perché credo sia, insomma, faccia piacere anche agli ascoltatori. Sì. Non ricordo quando, ma in ogni caso abbastanza presto, cominciai a rendermi conto che l'unica lingua soddisfacente per il mondo intero avrebbe dovuto essere neutra, non appartenente a nessuna delle nazioni ora esistenti. Per qualche tempo fui sedotto dalle lingue antiche e sognavo che un giorno avrei potuto viaggiare per il mondo e con discorsi ardenti avrei convinto gli uomini a riesumare una di queste lingue per uso comune. In seguito, non ricordo più come, giunsi alla precisa conclusione che questo era impossibile e cominciai a sognare nebulosamente di una nuova lingua artificiale. Beh, insomma, no, bello, sì. È molto bella, è, come dico spesso, riportata a 130 anni fa, insomma, ha un valore ancora più importante. Assolutamente sì. Senti, parliamo un attimo, no, dell'Esperanto in radio, no? C'è qualche registrazione, si trova ancora? Guarda, si dovrebbe trovare qualcosa, si dovrebbe trovare, c'è qualcosina, insomma, in Esperanto. Ovviamente non l'ho riportata perché mi sembrava, diciamo, un po', no? Però magari se una volta che è potremmo anche, diciamo, sì, farla, no? No, simpatico, insomma, far capire, no, anche il suono della lingua sarebbe interessante. Beh, sai, il suono è un po' complicato poterla, no, per quel poco che indubbiamente riesco a percepire dalla lettura, diciamo, di un po' di notizie, un po' di informazioni. Il suono è complicato perché indubbiamente, non essendo figlia, diciamo, di un dolce stil novo, piuttosto che, è chiaro che questo suono deve essere virtualizzato, Paolo, quindi se la parla un francese avrà una sua inflessione, se la parla un italiano è ancora diversa, e quindi insomma dovrebbe essere, insomma, un incedere di situazioni che credo, insomma, tutto si possa ricevere meno la fragranza di un suono unico che possa connotarsi come tale, non, no? Però questi sono aspetti che magari nelle prossime situazioni potremmo cogliere, no? qualcosa c'è. Devo dire che il Radio Corriere, al di là delle situazioni che ho scritto, diciamo, nel radio racconto breve, delle X lingue, delle X stazioni trasmittenti che già si adoperavano dal 26, però ha sempre curato una situazione, insomma, nel suo palinsesto, un discorso a parte per far vedere, diciamo, quanto le varie trasmittenti, quanto, insomma, trasmettevano in Esperanto, come trasmettevano, con quali argomenti, quindi gli ha dato sempre uno spazio, certo, adeguato. Certo. Diciamo, non so, sei d'accordo per concludere, dire che radio più Esperanto è uguale pace e libertà? Sì, posso essere d'accordo, ma come sia la pace che la libertà hanno un po' il destino, diciamo, dell'Esperanto. Sono alla continua ricerca. Sì, assolutamente. Sono assolutamente d'accordo proprio per questa loro
uguale sostanziale correlata connotazione, no? È un discorso a tendere sia la pace che la libertà, che la applicabilità puntuale dell'esperanto, come era nelle intenzioni, nella testa e probabilmente nel cuore di Zamenhof. Sicuramente sì. Bene, Umberto, penso che abbiamo esaurito l'argomento, almeno, cioè, ci sarebbe da parlare tantissimo, ce ne riproponiamo su un'altra trasmissione dove veramente se possiamo fare una ricerca, no, per farlo sentire come era all'epoca in radio, no? Possiamo fare una cosa più pratica, diciamo, più didattica, sarebbe Sì, sì, interessante. sì, sì, sì. Questo potrebbe essere una sorta di uno spin-off, Certo. una deriva, una derivazione, diciamo, di quello che era un po' la volontà di un radio racconto breve, che insomma, Certo. c'ha anche, diciamo, un aggettivo che è breve e per sua natura, insomma, non dobbiamo fugare da questo, insomma, No, no? assolutamente. Quindi io credo che oggi abbiamo esaurito l'argomento. E insieme a te abbiamo due esauriti, insomma, no? Sia Ma assolutamente l'argomento. sì, certo, infatti c'è qualcuno qui vicino a me che annuisce, però vabbè. È chiaro, sì, Ho una chiaro. preziosissima spalla in questo, Lo vero so Maria che avevo Teresa? preso. Certo. Figuriamoci, ma adesso è il contrario. Eh beh. Oh, allora, noi intanto diamo appuntamento a mercoledì con le novelle radiose e poi la sorpresa di Natale, che non sveliamo chiaramente, ma a Natale Ameria Radio partirà dalle ore 17 con una diretta, diciamo, non stop, vabbè, fino alle ore 21, dove all'interno ci sarà una puntata speciale con Umberto e Maria Teresa, che servirà per fare anche gli auguri ai nostri ascoltatori, ma secondo me, da quello che ho visto, sarà molto gustosa ed è nello stile di Umberto sicuramente. Ma io la chiamerei una maratona Pellegrini, un po' come le maratone Mentana quando ci sono le elezioni, qualcosa del genere, se, no? Perché poi il mistero del Natale, cioè è una bellissima cosa, però non è un mistero perché è il 25 dicembre. Quindi la particolarità è la maratona Pellegrini, io la chiamerei così, no? Sì, Così può sì. essere una bella, Mi no? piace, mi piace, mi piace. La Paolo Maratona, La qualcosa del Paolo genere. Maratona, ma assolutamente sì, questo è fondamentale questa Sì, cosa. perché le maratone tu e un certo Mentana le fate, è così. È Certo. Oh, i grandi fanno le maratone. Oh, vero, è vero. piuttosto che maratone, mi pare di sentire qualcosa. Credo che sono arrivati i tuoi amici a riprenderti. Ma io posso camminare anche da solo, eh. Ah, no, in testa c'è il tamburino con il bastone che batte il tempo. Quindi, Sono le questo sa. granatiere lungo 3,5 metri. Certo. Quindi, con questo salutiamo Umberto, dandoci appuntamento a mercoledì sera. Salutiamo Maria Teresa. Buonasera a tutti. Alla Buonasera. prossima. Settimanale con Umberto Lunni e Paolo Pellegrini. Questa sua invenzione. Evviva Radio Arcalena, che entra in funzione dopo cena. Il babbo che si sente elettrotecnico vuol provare, vuol cercare. E finalmente mi crede di ascoltare. A chi era? A chi era?